Ok, oggi siamo qui per cercare di resuscitare una scheda che ha fatto al tempo un bel bagnetto, probabilmente, non lo so, in una sostanza giallina piuttosto acida. E il risultato è, attenzione, il risultato dopo il lavaggio in vasca ultrasuoni, che potete immaginare cos'era prima, posterò una foto da allegare a questo video, è il seguente. Allora, andiamo a vedere un po' lo stato generale. C'è una panoramica. Per chi non lo notasse, condensatori, lato mangiato, questo mangiato. Ancora, nonostante un lavaggio approfondito, ancora ci sono tracce di ossido che non si sono riusciti a rimuovere. Vediamo pure qui. Sarebbe da vedere sullo schema, probabilmente è una G3A, è una tensione d'alimentazione alta, elevata corrente, perché questa elettrolisi che ha scolorito il rame da questo lato, e guarda caso anche da questo, fanno più o meno parte tutta della stessa pista e probabilmente della stessa linea d'alimentazione. E vedremo pure che danni ha combinato. Qui è saltata addirittura il componente, assente completamente. Diciamo, lo stato non è dei peggiori, ma tra i peggiori. Ecco, notiamo pure qua presenza ancora di ossido in quantità notevole. Qua c'era il fusibile che è saltato portandosi ai 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 ai. Portandosi via la pista, ma non solo. Questa cosa mi preoccupa perché, per esperienza, diciamo, pregressa, un danno a questo livello, diciamo, ha intaccato anche lo strato inferiore del PCB, il che significa che probabilmente questa scheda non avrà modo di risorgere. Che questo stato mi sembra questa piazzola qua, uno strato inferiore. Si è bruciato il superiore. Ok. Eccolo qua. Adesso potremmo cercare di verificare di cosa si tratta. Questo mi sembra un pavimento inferiore. Andiamo a pulire, vediamo cosa c'è qua sotto, ma mi sembra una brutta notizia. Dunque, con buona probabilità questa scheda sarà buona solo per il recupero dei pezzi che eventualmente non risultassero guasti. Siamo qua. Potrebbero far parte tutti dello stesso piano. Meglio ancora. Cioè che ci siano due layer, mi sembra strano, però potrebbe essere su linee di che richiedano, diciamo, la gestione di elevate correnti. Però è da vedere. Bisognerà capire allora, andiamo un po' più vicino. Ai ai ai, ai ai ai. Proviamo a misurare un attimo, vediamo cosa troviamo. Misuriamo direttamente se c'è continuità tra quei due punti.
E purtroppo c'è. Corto, corto pieno. Direi che possiamo quasi quasi smettere di perdere tempo. Quanto non mi sembra che ci sia possibilità. Cosa è successo? È freddo sto saldatore? Sì. Dico strano che non scalda. È saltata la corrente, evidentemente si è spento. Ok. Diamo i soliti 25 secondi a JBC. Dovrebbe essere meglio a fuoco. Andiamo a rimuovere questo condensatore. Tanto per vedere cosa accade sotto. Da un lato è completamente staccata, dunque eccolo qui. Se ne viene da solo. La vedo brutta. Questo pure. Ce lo leviamo dai ball. Rifacciamo un attimo una misura. E vediamo se il corto, come purtroppo dubito, anzi, come purtroppo suppongo, è ancora presente. Ok. Possiamo richiudere il cadavere. Dovremmo provare a staccare l'SMC, salvarlo. Sono curioso di vedere dentro cosa, sotto cosa sia presente. Aria calda. Ben calda. Applichiamo un po' di flussante intorno a questo simpatico SMC. Speravo di riuscire a fare un video di recupero completo, avevo a disposizione anche le parti, ma non avevo fatto caso a quel danno, o quantomeno all'entità dello stesso, che a questo punto non è più purtroppo trascurabile. Puliamo queste pinzette. Allora, possiamo a questo punto spegnere anche il multimetro. Alziamo la temperatura. E ci siamo.
Almeno così sentiamo di salvare il salvabile. E tra i vari componenti, questo è uno dei più preziosi. Troppo la scheda è fredda, non sarà immediato il distacco. Visto che la scheda comunque non sarà recuperabile, io incomincio a dare un po' di calore anche da sotto per facilitare il distacco. Queste schede, come è noto, hanno un potere di dissipazione molto elevato rispetto a tante altre schede. Dunque, prima che il calore dalla parte diciamo superiore del chip riesca a penetrare al suo interno e diffondersi sulla parte inferiore, nonché sul PCB, ce ne vuole. Facciamo piano, sennò ci perdiamo i componenti. Ridiamo un'altra scaldata e cerchiamo di tirar fuori questo ragazzo qua. This little guy. Qua diciamo che non avrebbe funzionato perché 1, 2, 3, questa addirittura si è staccata dal chip. Vediamo se è un qualcosa recuperabile o meno, altrimenti abbiamo problemi anche con lui. Spegniamo l'aria calda, che nel frattempo si raffredderà. Allora, la cosa pratica di questi tappetini è che hanno la capacità di trattenere, basta un goccio anche di alcol, fanno l'effetto ventosa. Allora, magari se l'avessi posizionato più qua si sarebbe visto anche in camera, rifacciamo il fuoco. Diciamo che un ingrandimento maggiore sarebbe stato favorito, ma come facciamo? Facciamo così. Ok. Come ho detto, preferisco lavorare a un ingrandimento maggiore in questi casi, anche se non verrà. Perché c'era una pista da queste parti, vediamo dove era in basso. Possiamo già intanto attaccati. Ok. Possiamo in questo caso, stessa punta, abbassiamo un po' la temperatura. 340. Sembrano troppi. 320. Allora, lavoriamo con 320 gradi, prendiamo un po' di stagno, non c'è bisogno di utilizzare lo stagno 0304, basta uno stagno buono con un buon flussante magari. Per iniziare questo processo, innanzitutto una cosa, eh? Dove sei?
Puliamo lo stagno, mettiamo un po' di flussante sopra. A questo punto tagliamo l'eccesso, più che l'eccesso, la trecciola già utilizzata che era sporca, ossatura di stagno. SMG è molto piccolo, dunque è abbastanza facile da pulire. Diciamo che l'effetto ventosa del tappetino con la flussante sotto si è completamente vanificato. Ah, una cosa che consiglio è quella di non raschiare, cioè far sì che non si eserciti troppa pressione con la punta del saldatore con la trecciola, perché la trecciola ha questo potere scartavetrante che in alcuni casi è auspicabile, in altri no. Tipo questo. Perché cosa accade nel momento in cui andiamo a esagerare con la pressione? Che la solder mask si stacca. Dove sei finito? È volato via. Scherzo qua. Però c'era una piazzola che non mi piaceva. Eccola qua, piuttosto opaca. Solo che devo cambiare punta perché quella grande che ho utilizzato adesso non mi consente di esercitare un contatto appropriato. Allora, sostituiamo la punta. Diventato complesso qui districarsi tra i vari fili, cavi, cavini, cavetti. Ci siamo. Teniamo fermo chip chop e vediamo se riusciamo. Eccolo qua, tornato in vita. Ok, pensavo si fosse staccata una pista, alzata una piazzola, ma no, devo dire la verità. Mi sembra che sia tutto a posto. Puliamo la punta. Un'altra punta che potevo usare è quella con la quella concava, che è questa. Cambiamo al volo, ma giusto per dargli un ritocchino. Eccoci qua. Purtroppo c'era dello stagno dentro e ho sortito l'effetto opposto, che è quello appunto di aggiungere lega invece di rimuoverla. Un'altra passatina. Ok. Devo pulire questo tappetino, che è veramente fastidioso. Io direi che così può andare. Lo prepariamo per un rimpallinamento che faremo in seguito. Adesso puliamo. Con questo movimento lo facciamo girare. Movimento circolare, come vedete. Senza troppa difficoltà si riesce a esercitare. C'è una piazzola che nella quale c'è molto stagno. Allora, assorbiamo intanto questo eccesso, diamo una pulita anche sotto. Ok, così si riattacca, ridiamo un altro colpettino giusto a quello. Punta pulita. Dove sei? Eccolo qua. E ci siamo. Ok, diciamo che le condizioni del chip adesso sono buone. Gli diamo un'altra pulita ancora con
un po' di alcol isopropilico. Eccoci qua. Detto questo, potremmo avventurarci, ad esempio, nel rebolling. Nel rebolling. Vediamo un po' se abbiamo. Allora. Oh là là. Eccoci qua. 0,35 non vanno bene, anche se c'è scritto 0,3 sono da 0,4. Allora, non trovo il vetro. Per questo motivo, piuttosto che cercare all'infinito, sarei più propenso a sperimentare una cosa che mi sono sempre riproposto di provare. Vediamo se mi avanza un Gorilla Glass, qualcosa così di vetroso, che abbia solo il vetro, magari un vetro senza display. Lo testiamo con un po' di temperatura, un po' di calore. Vediamo se non si squaglia. Proverei a utilizzare quello per i nostri scopi. Allora, che c'ho qui dentro? Samsung, sì, ma non c'è display. Questo non va. Vediamo qua. Da qualche parte un vetro che sia vetro uscirà fuori. Un vetro vetro. Allora, questo no, questo no, questo direi di no. Qui dentro, ecco, ci sono un po' di display. Vediamo se c'è un vetro. Ah, se no dovrei tirar fuori la scatola magica con i componenti. Vediamo, questo no, display iPhone 6 no. Allora vediamo qua, should be somewhere qui no, dove sarà finito componenti. Telefono qui. No. Qui no, qui no, qui no. Allora, vediamo se sono qua. Oh là là. Vediamo di tirarli fuori. Esci fuori. Eccoci qua. Vediamo se qui un vetro ci scappa. Cornice, cornice. Display completo. Questo c'ha la faccia da vetro, ma mi sembra che sia nuovo. Peraltro è nuovo. È un vetro nuovo. Questo salva schermo professionale, anti-glare, non lo è. Questo, vediamo un po', anche questo è nuovo. Vediamo un po'. Nuovo iPhone 4. Non lo userò mai, ma mi sembra un peccato per fare una prova. Vediamo qui. Questo iPhone bianco. Dai, esci fuori, vai. Questo è un back e non ci è buono. Qui dentro no. Che caspita, li ho buttati tutti. Test ok, display più touch ok. Questo. Vetro più display. Vetro posteriore, ma è colorato. Posteriore è colorato. Questo pure con display. Che caspita, non ce n'è uno senza.
Nulla. No way. No fucking way. Batterie ce le mettiamo qua. Altra batteria qua. Back, back. E nulla di fatto, purtroppo. Non ce la possiamo fare. Proprio sigillata. Questo è un display senza vetro, ma assurdità. E questo è il vetro. Ah, ma di un 3G. Va bene così. Allora, leviamo plastiche. Questo è di un 3G, mi dispiace. Sacrifichiamo un touch nuovo. Ma anche chi se ne frega. Vediamo se sto vetro è resistente. Innanzitutto, se funziona al nostro scopo. Spegniamo. Oh, spegniamo l'aspiratore. Vediamo un po'. C'è una statua di gomma qui da togliere. Ma solo perché potrebbe fare cattivo odore, dunque preferisco toglierla subito. Molto scaldata, sì. Facile pure che il touch si stacchi dal vetro, vediamo. Vediamo quanto resiste. Ma facciamo proprio la prova fatta bene. Allora, io intanto farei una cosa. Prenderei un pezzo di biadesivo. Un pezzettino di biadesivo. Che poi se si squaglia, chi se ne frega. Va bene così. Eccoci qua. Solo per ancorare propriamente. Il nostro cippolo. Ok. Siamo tanto a toglierci queste cade di mezzo. Siamo. Ci siamo, allora facciamo aderire bene questo. Dopodiché un leggerissimo strato di flussante. Ci metterei anche questo. Appiccicatissimo. Spatolina. Spatolina. Allora, riusciranno i nostri eroi? Eccola qua. Che si è messa per traverso.
Ok. Riapplichiamo lo stencil. Per serrarlo utilizzo un po' di Kapton. Kapton. Tagliamo quattro pezzettini di Kapton. Altri due pezzi. Ci siamo, mi sembra centrato, si muoverà un pochino, ma poco importa. Da recuperare la pasta che tengo in frigo. Eccomi qua. Stappata. Ok, è uscita un po' troppo, ma va bene per il nostro scopo. Vediamo gli eccessi in giro. Allora. Stare, diamo una pulita a questo. Andiamo a cercare di pulire bene, perché altrimenti una volta posizionato il vetro,
Si rischia che quest'altro venga fuso nuovamente. Allora, bisogna cercare di pulire il più possibile. Ok, qua ci siamo. Solo così ci siamo. Allora, rimettiamo un attimino più a fuoco. Bene, se anche così saliamo si vede meglio il processo. Ok, bene, così almeno si vede. Vediamo cosa esce fuori. Allora, l'idea è di utilizzare il vetro allo scopo di evitare che queste sfere, una volta riscaldato la pasta saldante all'interno, inizino a saltare fuori, a fuoriuscire dai fori dello stencil, cosa spiacevole. Diamo fuoco alle micce. Allora, come potete vedere sopra c'è un vetro di un iPhone 3G sacrificato allo scopo, nella speranza che non ci si spacchi in mano. Allora, vediamo che reazione fa. Si sta trasferendo il calore. È saltata la colla. Spero non si stia rigonfiando. Le prime tre sfere hanno iniziato a sciogliersi. Vediamo un po' se riusciamo a completare tutto quanto il processo. Riaccendiamo un attimo l'aspiratore. Ci dovremmo essere. Vediamo di levare il vetro, che come potete vedere ha resistito, però probabilmente la colla oca che faceva aderire il touch al vetro si è sciolta, generando questo
alone, andrebbe rimossa completamente in qualche modo, però il vetro non è male. Allora, vediamo com'è finita qui la storia. Sembra buona, non capisco qui cosa sia. Alcune sfere giustamente non si sono attaccate perché sotto non c'era nessuna piazzola dove aderire. In pratica, questo stencil non è lo stencil giusto. Mi sembra che tutto sia a posto e considero di fare un altro video breve. Spero che questo vi sia minimamente interessato e alla prossima. Ciao!